carne di coniglio. Non dimenticarti che ti fa bene, Mario. Già, e allora mi spieghi come mai mi fa bene tutto quello che non mi piace e invece mi fanno male tutti i cibi che mi piacciono? Lo sai che mi sembra di sentire Yoshi. A proposito di Yoshi, non è che per caso avete visto dove sia? Lui non si perde mai un pranzo. Oh, neanche tu, a meno che non ti trovi nei guai. Grandiosa inaugurazione, fast food di Reattila. Assaggi gratuiti, gratuiti. Uova e che mozzarella, una squisitezza. Uova. Però credo di sapere dove trovare il Yoshi. Bene, sono pronta a ordinare. Vorrei 4 frullati al cocco, 6 porzioni di frittelle di papaya e infine 8 uova alla reattila. Le 8 uova alla reattila sono in arrivo e cuocile bene. A nessuno piacciono le uova che colano, testa di rapa. Ehi, non dimenticare il mio sugo speciale. Una spruzzatina andrà più che bene, intesi? Sbrigatevi con quelle frittelle! Ehi, qui non si mangia sui profitti, te la scalerò dalla paga! Vuoi spicciarti a scuotere il tempo e denaro? Che affare, gente! Geniale! Non solo farò di quegli stupidi cavernicoli dei drogati della mia cucina, ma farò anche soldi a palate e diventerò ricco sfondato! E quando poi si accorgeranno degli effetti collaterali, quei cervelli di gallina non capiranno mai cos'è stato! Ho lasciato a casa i soldi! Moccioso di uno stupido sauro, cosa credi che siamo noi? Un'opera pia? Sia chiaro, se mi vuoi imbrogliare ti cucino in umido, capito? Smettila di fartela con i più piccoli, prepotente. Allora, quanto ti devo? Sono 18 dindoni, paladino dei piccoli innocenti. Non si fa credito né agli attori, né agli scrittori e nemmeno agli idraulici. 18 monetoni? Ma questa è una rapina in grande stile. Ah sì? Beh, io invece la chiamo inflazione. È più di quanto immaginiate. Vedrete quando le calorie cominceranno ad accumularsi nella sua pancia. Ad ogni modo io qui sento puzza di bruciato, lo sai? No, ma cosa dici? Non è puzza di bruciato che senti, è il mio sugo speciale. Eccoti qua, omaggio personale dello chef. Meno male che le uova non ti piacciono, Mario, così ce ne sono di più per me. Queste uova alla reattila sono favolose, che ne dici, Yoshi? Certo, e hanno anche un ottimo sapore. Devi assaggiarne un po' anche tu, principessa. I frullati e le frittelle sono eccellenti. Figurati, nel mio stomaco non metterei mai niente che sia passato tra le luride unghiacce di quell'attila. E chi ti dice che per una volta non si sia deciso a guadagnarsi il pane onestamente? Attila ha trovato senz'altro una miniera d'oro qua. Scusate. Sono perfettamente d'accordo con te, Yoshi. Che ne dici di un altro giro, fratellino mio? Ci sto, ho ancora qualche moneta. Ma Attila non poteva inventare le vitamine prima delle schifezze del fast food. Scena disgustosa, ragazzi! Sfido io, non avete fatto altro che ingozzarvi di quella robaccia di Attila per giorni interi. È ora che la smettiate! Volete finirla di starnazzare? Sembrate delle galline! Adesso vi metto a dieta, ognuno di voi! A dieta? Oh no, cara principessa, tutto fuorché la dieta! Aiutami a venire giù, ti prego! Puoi scordartelo, anzi, vi metto tutti sotto chiave! No, non puoi, così moriremo di fame, lui! Io sì, non sopporto di stare a dieta! Fammi uscire, principessa, presto! Luigi e Yoshi hanno preso il volo!
si sono anche presi lo scrigno delle monete. Ma come avranno fatto? La porta è sempre rimasta chiusa a chiave. Te l'ho appena detto, hanno preso il volo. Già, si sono fatti crescere le ali e sono volati via, vero? Ma fammi piacere. Niente, sembra il 79. Un po' di pazienza, cari pollastrelli. Qui abbiamo uova alla reattila per tutti. Pagamento anticipato, ovviamente. Ma guardateli quei cervelli di gallina, come mettono mano ai risparmi di una vita per un effimero piacere di gola. Pensandoci bene, cosa diavolo farò quando tutti i miei clienti paganti saranno diventati degli stupidissimi cervelli di pennuto? Che genio, Attila! Sei un vero mago della speculazione! Demonio che sei! Aprirò una rivendita di pollo per polli con le ali e quella sarà la mia miniera d'oro numero 2! Come si usa dire, non si può essere troppo ricchi o troppo malvagi! State qua! E voi avete barattato il prezioso scrigno con le nostre monete per questa robaccia! Dovreste vergognarvi! Come le ali? Mi sono davvero spuntate le ali! No, adesso è veramente troppo. Dobbiamo distruggere il fast food di Attila prima che i danni siano irreparabili. Ma senti, tu e chi altro, idrosciocco? E se per caso i miei clienti e dipendenti non fossero d'accordo con te? Un giorno ancora sarà già troppo tardi. I vostri amici finiranno nella friggitrice. E poi pensate, nella padella. Il signorino vuole farci chiudere l'attività, amici. Voi che cosa intendete fare al riguardo? E ci vuole un piano. Finalmente siamo in salvo! Finalmente ci siamo perduti, direi piuttosto. Ma dove siamo capitati? Sbaglio, c'è un delicato aroma di calzini sporchi. Viene da quella parte, guarda! Frutta andata male, gusci di uova marci. Ho il vago sospetto che provenga tutto da... Non so se hai notato, ma quella roba puzza come quel terribile sugo speciale di Attila. Deve essere il posto in cui il suo fast food scarica i rifiuti. E quel tubo arriverà senz'altro alla sua cucina. Però non possiamo piombare là dentro così. Ci friggerebbero subito in padella come patatine. Proviamo a colpire quei cubi. Prima le si... E no, se ti batto a dare i colpi... Allora prova con quello là in alto. Devo aspettare il momento giusto per colpirlo. Prima le signore. Ma figuriamoci, neanche per su. E allora vogliamo smettirci? Muoversi! Giorno, signori, ispezione sanitaria. E adesso tocca a te, Attila. Lo sai che non devi provocarmi, Mario. Vattene in pensione, Annie. Credo che sia giunto il momento del prendi i soldi e scappa. Vi spedisco dove si mangia bene ed ora in avanti potrete fare i polli ruspanti finché vorrete. In qualità di ispettore sanitario, dichiaro chiuso questo chiosco su mandato dell'ufficio igiene. Ma che cosa? E per garantirne la chiusura... Ora tornatevene a casa e mangiate della sana verdura. Ordini del dottor Mario. Ma è proprio vero che stanzavo come una gallina. Eh sì, Yoshi, tu e Luigi.
mi vergogno da morire. Siamo in due a vergognarci, caro mio. Passami la verdura, per piacere, Mario. Il piacere è mio, Luigi. Oh! Beh, senza volere ho appena inventato l'insalata mista.